17ª giornata del campionato di Serie A, dopo la sfida, stagione 22-23. Abbiamo i Vikings in Biera contro Merano. Per il Merano con il numero 3, Fadavelli. Con il numero 6, Mantler. Con il numero 7, Romero. Con il numero 9, Visentini. Con il numero 11, Spreaker. Con il numero 12, Fasanelli. Con il numero 14, Calisato. Con il numero 22, Lausen, con il numero 23, Petricelic, con il numero 24, Lunes, con il numero 30, Grisic, con il numero 30, Serra Final, con il numero 44, Fuendo, con il numero 65, Jens Strasser, allenatore Franzler, per il Maestro di Sluviera, con il numero 1, Mini Mattia, con il numero 4, Un buon pomeriggio dalle Palabursi di Rubiera, 17ª giornata, quarta del girone di ritorno del campionato di Serie A Gold. Vikings Rubiera affrontano Alperia Merano, Merano seconda in classifica, sicuramente la squadra più sorprendente, ovviamente in positivo, di questo inizio di stagione, perché si parlava molto bene della formazione altoatesina, ma probabilmente in pochi avrebbero scommesso in un campionato da così grande protagonista della squadra allenata da Jürgen Prantner. Dall'altra parte ci sono i Vikings Rubiera, che in questo 2023 hanno iniziato con una doppia sconfitta, entrambe in trasferta nel recupero di Cassano Magnago e nella partita giocata a Sassari. In entrambi i casi ad un ottimo primo tempo la formazione rubierese non ha mai saputo replicare anche nella ripresa. 4 punti in classifica per Rubiera, sarebbero 9 se non ci fosse la penalizzazione, che però c'è, è concreta e quindi va considerata. Valgono il penultimo posto in graduatoria, con l'obbligo per Rubiera di recuperare il terreno perso per cercare di evitare i play-out, situazione complicatissima con i 5 punti di penalità. Si comincia a giocare nella formazione di Rubiera, non c'è lo squalificato Davide Bartoli, che ha piedato per 5 giornate dal giudice sportivo dopo la partita piuttosto accesa in quelle di Cassano Magnago, mentre c'è l'esordio nella formazione rubierese dell'altro pivot. Si tratta di Andrea Dall'Aglio, proveniente da Romagna. Il primo attacco del Rubiera su una difesa molto aggressiva del Merano, che esce tantissimo sugli esterni. La palla per Di Benedetto, era in dubbio in questa partita Piero Di Benedetto, ma parte subito in campo Pasco in ala destra, la palla per Pereira, si alza Pereira, la conclusione, c'è il fallo comunque su Pereira. Gli arbitri dell'incontro sono Marcello Carrino e Stefano Pellegrino. Pereira, la conclusione, la rete del brasiliano. A segno Pereira per l'1-0 Rubiera. Petricevic terzino assieme a Prantner, centrale Fadanelli, la palla all'ala, la conclusione, la parata di Voljovac sulla conclusione dall'ala sinistra, e la conclusione di Di Benedetto viene murato, poi la palla termina fuori e quindi la palla recuperata dalla difesa
del Merano. In attacco Fadanelli per Petricevic. Fadanelli con calma, l'ex Pressano a dettare i tempi della formazione altoattesina. 1-0 il punteggio per Rubiera in questo primissimo avvio di match. Petricevic ancora la palla all'ala, questa volta non c'è spazio per Visentin. Attacco di Prantner all'ala, dall'ala Mancina, la conclusione ancora Voljuvac, ancora la parata di Maxim Voljuvac, tiene immacolata per ora la porta di Rubiera. Pagano, Pagano uno contro uno, Pagano la palla al pivot, non la raggiunge Cavina, era entrato dentro l'area il giocatore di Merano scivolando, gli arbitri però non hanno fischiato e questa volta bello, bellissimo il gol, primo gol della partita per Merano da parte di Visentin con una bellissima girella o virgola che dir si voglia. 1-1 il punteggio quando sono trascorsi i primi 2 minuti e 30 secondi di questa partita. Bortolotti per Pagano, solita difesa molto alta del Merano a cercare di non fare arrivare in velocità i giocatori di Rubiera. Pereira va via con forza e va ancora in gol Pereira, 2-1 Rubiera, subito velocissimo il Merano con la palla per Prantner, la conclusione ancora Voljuvac a dire di no al giocatore altoatesino, può provare a spingere in velocità Rubiera con Pagano, Pagano la palla per Di Benedetto, Di Benedetto all'ala per Bartoli, la conclusione, la rete di Roberto Bartoli, 3-1 Rubiera, ancora una rimessa veloce per Merano, Petricevic, Petricevic rischia i passi, Fadanelli rimette calma nel gioco della formazione altoatesina. Petricevic, Fadanelli, Prantner, attenzione che sale dall'ala Visentin, va a doppio pivot, palla per Petricevic, ancora Fadanelli sotto mano, stoppato Voljuvac, recupera il pallone, poi va subito da Di Benedetto per Ila, Ila dall'ala, la conclusione, c'è però l'ottima parata di Collerruoli sul mancino rubierese, dall'altra parte Petricevic, la conclusione con il muro di Benedetto che coglie in controtempo l'intervento di Voljuvac. Secondo gol per Merano, 3-2 il punteggio dopo 4 minuti. Di Benedetto per Pereira, il pallone era basso quindi Pereira rallenta il gioco, Cavina ancora per Di Benedetto, fuori Cavina, dentro Bortolotti nell'attacco rubierese, Bartoli per Pereira, Di Benedetto, sale Bortolotti, Bortolotti per Pagano, Di Benedetto che si è spostato terzino destro, Pagano, Pagano prova l'uno contro uno, va da Pereira, spazio Pereira, la rete ancora di Pereira perché se ha quello spazio lì non può sbagliare, attenzione al gioco in velocità, è già dall'altra parte super Fadanelli che va a realizzare il terzo gol di Merano, velocissima sulla rimessa la formazione altoattesina, Rubiera si è già fatta cogliere impreparata in un paio di occasioni, 4-3 per Rubiera il punteggio quando siamo al quinto minuto di questo primo tempo. Di Benedetto, Pagano, Di Benedetto per Pereira, sbaglia l'anticipo su di lui il difensore, la palla arriva, non arriva all'ala perché non ne riesce il passaggio da Pagano a Ila e allora palla persa per Rubiera, attacco in velocità, Petricevic, Petricevic la palla al pivot, la rete ed è il pareggio con il gol di Romei per il 4-4 nel punteggio. Pagano, Di Benedetto, solito cambio attacco difesa tra Cavina e Bortolotti, solita difesa che si pone in 3-3 praticamente da parte di Merano con la palla per Bartoli, Bartoli per Pagano, Pagano per Di Benedetto, Di Benedetto la palla al pivot, c'è un tocco non visto dagli arbitri, poi il rilancio sbagliato di Collerruoli che ha lanciato l'arbitro che correva sulla fascia e questo intervento ha impedito al giocatore di Merano, a Visentin, di raggiungere il pallone, forse era un po' lungo
però in ogni caso diciamo che c'era l'arbitro di mezzo che non gli ha certamente facilitato le cose, anzi. Attacco di Rubiera, 4-4 il punteggio. Sale Ila. Ila, attacco di Ila, va dentro, viene fermato dalla difesa, 9 metri. Doppio pivot per Rubiera su questo attacco di Benedetto, la palla a Pereira, Pereira per Pagano, Pagano, la finta di Robertino Pagano, c'è il fallo però di un ottimo intervento difensivo di Romei su Robertino Pagano e quindi rimessa in gioco dai 9 metri, 7 minuti nel primo tempo, 4-4, ancora Pagano, va dentro, la conclusione fuori, l'arbitro non fischia, aveva fatto il segno di fischiare il rigore, invece non l'ha fatto, poi il tiro in faccia a Voljuvac, sono 2 minuti allora questi per Visintin, sono assolutamente 2 minuti questi da regolamento per Visintin, parlano gli arbitri. Gli arbitri non danno i 2 minuti a Visintin? Ma come fanno a non essere 2 minuti questi qua a Visintin? Ma come fanno a non essere 2 minuti questi a Visintin? Ma questi sono 2 minuti, signori Carrino, Pellegrino, il regolamento è chiaro, qua ha provato la parata, ma questo sono 2 minuti al giocatore. Non dati 2 minuti a Visintin, protestano tutti. Ed è anche palla di Merano, non capisco perché. Sono arbitraggi strani questi nei confronti di Rubiera, devo dire. Fischiate molto strane perché situazioni del genere sono sempre state penalizzate contro Rubiera con i 2 minuti. Come da regolamento, questa era palese, assolutamente palese. E gli arbitri fanno finta di niente. Prantner, la palla Petricevic. Ancora palla per Prantner, Prantner per Fadanelli. Fadanelli dietro la schiena. Nove metri per Merano. Rimessa in gioco effettuata, Fadanelli. Fadanelli, ancora il pivot, la conclusione, la parata di Voljuvac. L'attacco di Rubiera con la palla per l'ala, la conclusione di Ila, ancora un errore però 0 su 2 dall'ala di Ila. Vediamo che si scalda, si prepara Patroncini per la formazione rubierese. Quattro a quattro sempre il punteggio. Petricevic per Fadanelli, Fadanelli in palleggio, sempre Fadanelli, Petricevic, Petricevic si libera, la conclusione e la rete, ha sbagliato l'uscita in difesa Rubiera e Petricevic ha subito punito la formazione rubierese, la palla per il pivot, la conclusione, ancora l'errore di Cavina, 5 a 4 il punteggio, Petricevic per Fadanelli, Fadanelli va all'ala, salva questo pallone non so come Visintin, ma molto bravo. Si riprende dunque a giocare sul 5-4 Merano al nono del primo tempo. Petricevic per Fadanelli, sale l'ala Queglio, la palla per Petricevic, Fadanelli andrà uno contro uno, riapre per nessuno perché recupera benissimo e può andare in contropiede a Rubiera con Ila, Ila, la conclusione, ancora l'errore di Ila, ancora l'errore di Ila, cambio, fuori Ila, dentro Patroncini all'ala destra, 0 su 3 in questa partita per Ila. Rimaniamo fermi sul 5-4 per Merano e l'attacco di Rubiera.
Pagano per Bartoli, Bartoli la palla indietro, malamente ancora per Pagano, Pagano la palla al pivot, palla persa ancora da Rubiera. L'attacco di Marano con Petricevic, la palla al pivot, c'è l'anticipo, recuperato il contropiede con la palla per la conclusione, la rete di Di Benedetto per il 5-5. Probabilmente, secondo me, c'era un'infrazione di piede sul passaggio del Merano da parte di un difensore di Rubiera. Anche in questo caso gli arbitri, coppia Carrino-Pellegrino, mi sembra poco affidabile, devo dirla onestamente. Qui secondo me era 9 metri per Merano, invece Rubiera ha avuto la possibilità di andare in contropiede e di realizzare il pareggio. Petricevic, Petricevic, Fadanelli, l'attacco ancora di Merano, Fadanelli, buona la palla per nessuno, perché l'idea di Fadanelli era estremamente intelligente, ma il compagno di squadra era girato di spalle e non si è minimamente accorto di quello che voleva fare il compagno. Pagano, la palla arriva ad Oleari, Oleari ancora Di Benedetto, Di Benedetto la conclusione fuori, c'è una deviazione, la palla è per Rubiera. Rimessa dunque per formazione rubierese, no, c'è un 9 metri, dicono gli arbitri, quindi si riprende dai 9 metri e non dall'angolo. 5-5 è il punteggio. Di Benedetto per Pagano. Di Benedetto, ora Pagano, Di Benedetto, Di Benedetto per Patroncini, Oleari che è entrato in posto, è entrato in campo al posto di Pereira, ancora Pagano tirato giù per la maglia, Oleari, Di Benedetto, la palla arriva a Patroncini, attenzione al gioco passivo, bisogna inventarsi qualcosa, Pagano il tiro, ma la parata ancora di Colleruori, un tiro questo qua tra quelli, tra le parate effettuate da Colleruori forse tra i più semplici in questo inizio di partita. La palla dietro la schiena, buona per il pivot, la recupera e va in gol Romei, che è più lesto, più abile della difesa rubierese. Si ricomincia a giocare, esce Di Benedetto, non l'abbiamo visto in forma come al solito, d'altronde era in dubbio per questa partita, ha giocato 12 minuti ma si vede che non è al meglio. In campo Strada per Rubiera, 6-5 Merano. L'attacco, la formazione in casacca rossa di casa con Strada, Strada per Oleari, Oleari centralmente, attacca per Pagano, Pagano va da Strada che viene strattonato, poi Strada va dentro e questo è rigore, tiro dai 7 metri. Diciamo che è rigore perché in precedenza su Pagano non era stato fischiato un rigore molto più netto e quindi probabilmente diciamo che Rubiera era in debito, in credito, scusate, di un 7 metri che gli è stato dato in questa occasione. Ci prova Pagano ma ancora la parata di Colleruori, sbaglia troppo Rubiera, sta sbagliando troppo, sta sbagliando troppo. 13 minuti e mezzo giocati, 6 Merano, 5 Rubiera, con Rubiera che però ha sbagliato veramente tanto, tantissimo. Entra il gigantesco Larsen, gigantesco per statura, non tanto per stazza, nel ruolo di terzino sinistro. Attacco di Merano con Larsen per Fadanelli, sale Visentin, la palla è per lui, Prantner, Fadanelli, Larsen, Prantner, fermato ancora Larsen, ancora per Prantner, Prantner, Larsen, la palla arriva a Fadanelli che andrà uno contro uno, Fadanelli rischia nel palleggio ancora, Larsen, la palla per il pivot, buona la difesa di Rubiera, buona la difesa di Cavina, bisogna asciugare il parquet. Dove è caduto Romei, rimessa in gioco dai 9 metri, rischia passivo la formazione
meranese, quindi dovrà inventarsi qualcosa alla svelta. Lorsen salta, tira, il paparata di Voljuvac, la rimessa però è per Merano che resta in attacco. Ancora Lorsen, fa Danelli, attacco di Merano con Fadanelli, Lorsen, la conclusione ancora Voljuvac in controtempo, gran parata questa di piede da parte di Voljuvac, attacco di Rubiera, ci prova Strada, la palla per Pagano, ma c'è ancora un anticipo di Visentin, prova a correre Petricevic, c'è il fallo, la rimessa in gioco a centrocampo. Sempre 6-5 il punteggio. Lorsen, Fadanelli, tacco impostato dal piccolo centrale numero 3, la palla per Lorsen, salza, tira, ancora Voljuvac però a parare. Resta a terra Lorsen, uomo in meno in difesa per la formazione di Merano, la palla all'ala per la conclusione, la rete di Boni del pareggio 6-6, esce Lorsen che zoppica quando si porta alla panchina meranese. 6-6 il punteggio al 16° minuto di questo primo tempo. Fadanelli, attacco Petricevic per Quelo, Petricevic si scambia con Fadanelli, torna nella posizione di terzino destro. Fadanelli viene fermato, la palla bene al pivot, palla persa, no, la rimessa, no, 9 metri per Merano, ci sta perché su Fadanelli c'era fallo in precedenza. Già ripreso il gioco, Fadanelli per Quello, la conclusione in controtempo, supera Voljuvac per il 7° gol di Merano. Strada per Pagano, ancora non c'è spazio, la palla gira ancora per l'inesterno, Oleari per Strada, prova ad attaccare, va dentro, tira fuori, ma c'è fallo su Strada, sì. E quindi rimessa in gioco dai 9 metri per Rubiera, attacco, la formazione rubierese, rientrato Di Benedetto, ha preso il posto di Pagano. Attacco di Rubiera con la palla che arriva Oleari per Di Benedetto, la finta, poi la palla Patroncini, attenzione al gioco passivo, Oleari va dentro, subisce il fallo, 9 metri. Attenzione al rischio, bisognerà andare al tiro, la palla per Oleari, la conclusione ancora Colleruori a parare, ottimi due entrambi portieri sia su un fronte che sull'altro. 7-6 Merano il punteggio. Con calma torna in attacco Merano, c'è spazio anche per Gligorievic nel ruolo di terzino sinistro col numero 30, proprio lui che attacca, va al pivot, buona la difesa di Rubiera, buonissima la difesa di Strada e Cavina su Romei, ancora l'attacco Fadanelli. La palla per l'inesterne, Quello ancora bene per il pivot, la conclusione e la rete di Romei. Attacco della formazione rubierese, Strada, Di Benedetto cambia per l'ala, un fallaccio su Boni, questo è andato diretto sull'uomo, questo meriterebbe più di 2 minuti ed è cartellino rosso, infatti cartellino rosso per Fadanelli perché è andato diretto sull'uomo, sull'ala che saltava per il tiro, proprio un'ingenuità questa di Fadanelli perché doveva gestire la cosa in tutt'altro modo.
quindi 7 metri per Rubiera. E espulso Fadanelli. Devo dire che il cartellino rosso ci sta. In questo caso Fadanelli ha giocato con troppo impeto, non si è fermato, è andato diretto sull'uomo che saltava dall'ala, e bisogna dire che questa purtroppo è un'ingenuità dovuta probabilmente alla gioventù. Con un pochino più di esperienza probabilmente si sarebbe evitato di creare questo tipo di situazione. Peccato, perché perdiamo uno di sicuro protagonista, perché Fadanelli è veramente un ottimo giocatore. -6 il punteggio per Merano. Pereira ancora la parata di Collerwoli. Assoluto protagonista per quanto riguarda il Merano, niente da dire. Bravo, veramente bravo, sta giocando una super partita, come la sta giocando Vogliuvaz. 8-6 il punteggio. Dall'altro lato Rubiera ha già sbagliato 2 rigori, ovviamente in una partita che per ora, dopo un terzo di gara, è tirata. 8-6 per Merano, fanno tutta la differenza del mondo. L'attacco della formazione altoatesina. È entrato anche Stricker. Queglio per Petricevic, esce Strada. Fallo su Petricevic, c'è il 9 metri. Rimessa in gioco in questo momento con la palla in linea esterna. Petricevic, Queglio, Petricevic, Glitch prova ad entrare, non c'è spazio. 9 metri, si riprende a giocare doppio pivot con Petricevic che va via bene e va in gol. Petricevic ha fatto tutto da solo e ha beffato il diretto avversario. Ancora una palla persa da Rubiera, la recupera Pereira. Bisogna che però, ecco, sistemiamo un po' le cose nella formazione rubierese, perché ci sono delle scelte che non hanno pagato fino ad ora. Bisogna ritornare sui giocatori di inizio, perché questi erano quelli che avevano dato di più. 9-6 Merano, con Rubiera che deve riscattarsi da questo momento. No, attacco di Rubiera, uomo in più per la formazione rubierese, che però ha già subito il gol. Di Benedetto, Pereira, la palla all'ala per Patroncini, ancora la parata di Collerwoli. Ancora la parata di Collerwoli, troppi errori di Rubiera, troppi errori di Rubiera. Due rigori, quattro tiri dall'ala mancina, tre anzi più un contropiede, troppi, sono troppi. Non puoi concedere tanti errori così a una formazione ben organizzata, caparbia. Mentre c'è il tiro fuori di Glisic, prova il contropiede Rubiera, la palla arriva a Cavina, Cavina va in conclusione, va in gol. Non sa neanche lui come ha fatto, perché sembrava aver perso la palla, poi l'ha salvata miracolosamente ed è andato a realizzare questa rete che vale oro per Rubiera. È terminato l'inferiorità numerica nel frattempo di Merano, c'è spazio per Prantner nel ruolo di terzino e destro. Petricevic torna nel ruolo naturale di centrale. Glisic nel ruolo di terzino sinistro, proprio Glisic che va al tiro, murato, rimessa in gioco dall'angolo per Merano. Palla arriva Glisic per Petricevic, Petricevic va all'ala al volo, la conclusione, la rete. Con una dormita difensiva di Rubiera, la rete di Visintin, bravissimo
ma Rubiera sta facendo di tutto per andare in complicarsi la vita in questa partita. Di Benedetto, riporta meno due Rubiera, rimessa veloce con Petricevic, Petricevic all'ala, l'anticipo da parte di Boni permette il recupero del pallone. Un po' pretenzioso questo passaggio di Petricevic. Pereira, Pereira la palla al pivot, provava la conclusione Cavina, viene fermato dalla difesa. 10 Merano, 8 Rubiera, 22 minuti e 30 secondi giocati nel primo tempo. Si riprende con i 9 metri in favore della formazione rubierese. Entra Dall'Aglio, esordio per lui in questa partita con Rubiera, l'ex Romagna, ex Fondi ed ex Malo, anzi scusate, Molteno. L'attacco di Rubiera, Di Benedetto per Pagano, Pagano per Di Benedetto, va dentro Piero Di Benedetto, terza rete per Di Benedetto che non è al meglio ma sta dando una grossa mano in questo momento di difficoltà alla formazione rubieresi in attacco. La palla per Petricevic, Petricevic si ferma, Prantner. Esce Petricevic. Entra Gers Grasser, altro giovane veramente interessante. Attenzione a Prantner, il tiro fuori. C'è il fallo però su Prantner e si riprenderà dai 9 metri. Prantner per Gers Grasser. Glisic. Gesgrasser, Prantner prova ad andare in velocità, viene fermato dalla difesa rubierese. Ancora Prantner, doppio pivot, Gesgrasser, la palla arriva a Glisic, la conclusione, questo è un gran gol di Glisic, però era anche un po' possibile che arrivasse lui alla conclusione, doveva stare un attimo più attenta in questo caso la difesa rubierese. 11-9 per Merano, bisogna asciugare il parquet. 24 minuti e 13 secondi giocati in questo primo tempo. Si può riprendere con Rubiera ancora costretta ad inseguire sotto di due reti. Tanto pubblico quest'oggi qua al palazzetto dello sport di Rubiera. Time out chiesto dal tecnico rubierese Luca Galluccio, che vuole parlarci su inizio buono di Rubiera, poi troppi errori al tiro per una formazione rubierese che non ha trovato capacità di concretizzare tutto quello che era riuscito comunque a fare con una buona difesa. Dall'altra parte bisogna dire, con le ruori sugli scudi, così come lo è stato Vogliuvaz sul fronte rubierese, con la differenza che con le ruori ha anche pagato parecchi tiri tra virgolette liberi da parte degli attaccanti rubieresi, almeno a parte due rigori ma anche vari tiri dall'ala destra, e questo stanno facendo la differenza in questa partita. Termina il minuto di sospensione, tornano dunque in campo le due squadre. Rubiera deve trovare un po' di fiducia dalle ali e alzare anche il livello di intensità, perché evidentemente quello già buono mostrato in difesa però poi non basta, visto che comunque il Merano sta conducendo di due. Attacco di Rubiera, Di Benedetto per Pagano, Pereira, Di Benedetto, sale Boni, la palla per ancora Di Benedetto che va dentro, sbaglia completamente il tiro ma c'è il rigore, i due minuti, rigore, due minuti,
rigore 2 minuti per Nunez, che ha spinto Di Benedetto in volo. Altro 7 metri. Questa volta va Bartoli, non va Di Benedetto. Sta provando tutti. Galluccio. Bartoli. La conclusione, la traversa piena presa da Bartoli. Terzo rigore sbagliato. E Rubiera sta perdendo di 2, quindi pensate un po'. Al netto di tutti gli altri errori commessi dalla formazione rubierese, la bravura del portiere del Merano, però 3 rigori sbagliati in un tempo sono tanti, eh. Bisogna di nuovo intervenire. Per asciugare il parquet, era scivolato in precedenza un giocatore sul campo, lasciando la striscia di sudore. 11-9 Merano, vantaggio meritato per la formazione altoatesina, e Rubiera deve solo recriminare sui suoi tantissimi errori commessi in attacco in questo primo tempo. È rientrato Petricevic nella formazione di Merano al centro. Prantner sale, Stricker, Glišić, Petricevic, Petricevic, Glišić, Petricevic, Petricevic viene fermato in difesa da Di Benedetto, altro 9 metri. Petricevic, la palla per Prantner, Glišić, entra troppo facile la parata. Due minuti a Pagano, rigore per il Merano, ma mi sembrava avesse tirato libero Glišić, così come era successo sull'altro fronte proprio a Pagano, un'azione identica che era stata lasciata andare, e questa volta è stata sanzionata dagli arbitri. Prantner, 26esimo minuto del primo tempo, Prantner dai 7 metri. La conclusione, la rete di Prantner per il nuovo più 3 Merano, che è il massimo vantaggio, e Merano adesso ha anche la superiorità numerica. Extra player per Rubiera, entra Bonassi che fa l'esordio in questa partita. Dall'aglio per Di Benedetto, Bonassi, Di Benedetto, Di Benedetto, palla persa malamente, per fortuna Merano la ridà a Rubiera e non approfitta anche del fatto che Rubiera non aveva il portiere in porta. La palla per Bonassi, per Di Benedetto, Di Benedetto, la palla al pivot, la conclusione, ma non fischiano niente, c'era il fallo grosso come una casa su Dall'Aglio, ma grosso come una casa, è stato tirato giù, non è riuscito ha tirato schiacciando il pallone sul parquet, gli arbitri però io non capisco questa coppia arbitrale Carrino e Pellegrino, perché mi sembra veramente una coppia di grandissima mediocrità. Prantner, bravo Prantner, la palla al pivot, la rete da parte di Stricker per il più 4 Merano. Rubiera sta cedendo decisamente con troppi errori e secondo me anche una gestione poco coraggiosa, secondo me, di questo primo tempo rubierese. L'attacco di Rubiera, ancora extra player. Bonassi,
Patroncini, di Benedetto Patroncini, palla persa ancora, ancora palla persa, una serie di errori veramente imbarazzante di Rubiera, che sta letteralmente regalando in questo finale di partita troppe occasioni alla formazione ospite, che sta facendo la sua buonissima partita. A me piace questo Merano perché gioca sempre allo stesso modo, ma con grande tranquillità e soprattutto con grandissima lucidità. Petricevic, la conclusione, Murata, la palla recuperata da Rubiera che prova ad andare in contropiede, non prende la palla dall'aglio, altra palla persa di Rubiera in modo banale. Prantner va dentro, viene fermato, 9 metri. Un minuto alla fine, time out Merano, anzi 1:04, 13-9 per Merano. Seconda parte di primo tempo veramente dove Rubiera non ne ha azzeccata mezza in attacco, difesa è andata più che discretamente, ma in attacco ha sbagliato troppo. Bravissimo con le ruoli, perché bisogna dare merito al portiere del Merano di averci messo tante pezze, tantissime, però anche le conclusioni dei giocatori di Rubiera, assieme alle palle perse, assieme a tre rigori sbagliati, è chiaro che fanno tutta la differenza in questo mondo e vanno a rovinare quello che è stata un'ottima invece prestazione difensiva fino ad ora della squadra di casa. 13-9 il punteggio, palla per Merano, 1:04 alla fine. Attacco Petricevic per Prantner, Glišić, Prantner, Petricevic si accentra, Prantner per Glišić, rischia di perdere la palla, Boni li difende bene, ancora Prantner al pivot, palla persa, sì è giusto la fischiata perché la palla è stata recuperata che era sulla linea dei 6 metri e quindi è giusta la fischiata. La palla per la conclusione fuori di Glišić, 20 secondi alla fine, Rubiera prova a chiudere, ad accorciare questa situazione, la palla al pivot, non fischiano e c'è il contropiede, ecco qua, conclusione rete di Quielo e Rubiera va al riposo a meno 5 per l'ennesima palla persa da parte della formazione di casa. Veramente indecifrabile la prestazione offerta da Rubiera, bisogna che anche dal punto di vista della gestione bisogna cominciare a fare delle scelte secondo me in questa partita, perché ci sono dei giocatori che non hanno reso, quindi bisogna cercare di trovare delle controoffensive. Dall'altra parte Merano invece, ribadisco, formazione seconda in classifica, che gioca con una tranquillità invidiabile veramente, perché riesce a dimostrare proprio di affrontare le partite con lo spirito giusto e la capacità anche di gestire le situazioni in modo ottimale.
Siamo pronti per ripartire qui col secondo tempo di Vikings Rubiera al Peria Merano, primo tempo chiuso sul più 5 dal Merano che ha allungato nella seconda parte di prima frazione, quando Rubiera ha cominciato a collezionare una serie incredibile di errori in fase conclusiva, compresi 3 rigori su 3 falliti. E Merano, formazione estremamente equilibrata e devo dire anche cinica nel giusto modo di affrontare lo sport e gli avversari, ne ha approfittato allungando meritatamente. Colleruori sugli scudi, decisamente il migliore di un'ottima formazione altoatesina. Sul fronte rubierese bisogna ringraziare Vogliuvas perché ci ha messo la pezza in tante occasioni. Fatto sta che in questo secondo tempo Rubiera dovrà sbagliare poco o niente se vuole pensare di tenere, di riaprire questa partita. Dall'altra parte Merano può giocare come meglio preferisce, cioè con questa sua flemma e questa sua tranquillità che le permettono di fare cose semplici ma estremamente efficaci. Prantner, la palla per Petricevic che va in gol. Questa è già la dimostrazione di quello che stavo dicendo. 15-9, si allarga il divario tra le due formazioni. Pagano, fino ad ora giocatore che questa partita non si è visto. Pereira, la palla per Di Benedetto. Di Benedetto si chiude la difesa, ancora Pagano per Pereira. Pereira prova ad andare dentro, c'è il 9 metri in favore della formazione altoatesina. Attacco di Rubiera, Bortolotti per Pagano, per Di Benedetto, la palla per Pereira, Pereira, la rete di Pereira. Abbiamo bisogno di Pereira, dobbiamo trovarlo di più e innescarlo di più perché è l'unico che può cambiare un po'. Oh, guardate che spazio per Prantner che sbaglia clamorosamente, si era completamente aperta la difesa. Rubiera in attacco con la palla per Pereira, la conclusione ancora, la rete di Pereira. 11° gol di Rubiera contro però i 15 di Merano. Ancora lunga da recuperare questa partita. 2 gol di Pereira in avvio di secondo tempo. Secondo me nel primo tempo, dopo un buon inizio, ce lo siamo dimenticati e questo è grave. Ce lo siamo dimenticati anche come gestione ed è stato un errore per quello che si è visto in campo. L'attacco di Merano con Petricevic per Prantner, ancora Petricevic, Prantner, la palla per Laursen, ancora Prantner, viene chiuso. No! 2 minuti a Di Benedetto, anche a Prantner. Ma che senso ha? Cioè, sono 2 minuti gratuiti. No, 2 minuti solo a Prantner, non capisco, io onestamente, lo dico molto onestamente, non capisco, evidentemente forse avrà dato una sbracciata, non lo so, mi sembrano, devo essere molto onesto, 2 minuti gratuiti, cioè secondo me ci stava il 9 metri, fine lì, non c'era la necessità di questo tipo di intervento da parte degli arbitri, che ribadisco, sono una coppia questi Carrino e Pellegrino, di una mediocrità assoluta. Si riprende, extra player per Merano, attacco della formazione altoatesina, Petricevic lo ferma, Pereira, bene Petricevic, Cuello, Laursen, ancora palla per Petricevic, per Laursen, Petricevic, Petricevic va al sottomano, Vogliuva spara, prova Rubiera a lanciare in contropiede, non ci credo, il palo colpito, non è facile colpire il palo dalla propria area, sfortunata anche Rubiera, la prendiamo in ridere perché fa sorridere ovviamente, poi è chiaro che
anche questo gioca contro Rubiera in questa partita. Il taglio dell'ala, sempre extra player, Lorsen rischia i passi, la palla Cuello per Petricevic, palla per Cuello, ancora Petricevic, non segna Nalano il passivo, la palla bene al pivot, la rete, bravissimo il pallone a Romei, bravo, sedicesimo gol per Merano. Rubiera non riesce proprio a riaprirla questa partita. Dal nuovo pallone del meno 3, il palo dalla metà campo e via, conclusione, la rete, finalmente dall'ala mancina realizza Patroncini, torna a meno 4 Rubiera. Quattro minuti della ripresa, 16-12 il punteggio a favore di Merano. Petricevic, Cuello, Petricevic, la palla ancora per Petricevic, Cuello, sempre Petricevic, Petricevic viene fermato da Cavina. Ormai dovrebbe anche essere gioco passivo, ma gli arbitri non lo segnalano. La palla all'ala, la conclusione fuori. Conclusione fuori da parte di Parisato. Aveva parecchio spazio. La palla arriva a Pereira, la conclusione di Pereira, ma questa volta c'è la parata ancora di Collerwori. Altra pallone per Rubiera per riavvicinarsi, purtroppo sbagliato dalla formazione rubierese in questo caso, per l'ottimo intervento di Collerwori. Cuello, Petricevic, palla per Lorsen, ancora l'altissimo Lorsen, la palla per Cuello, la conclusione, la rete, non l'ha vista Voljuvas, e torna di nuovo a più 5 Merano. Di Benedetto, la palla al pivot, viene fischiato invasione di area. Altra palla persa. Da Rubiera. Male la formazione rubierese in queste cose. Lorsen per Petricevic, Cuello. Lorsen va dentro, la conclusione, la parata di Voljuvas con l'aiuto del palo. Prova Rubiera ad attaccare in velocità, la palla sparata da Patroncini sui piedi di Pagano, altra palla persa, ma non si possono perdere palloni così, non si possono perdere palloni così. 18-12, di nuovo più 6, ma bisogna fare qualche cosa, perché palloni così non si possono perdere. Siamo una squadra con poca disciplina e secondo me poco, come posso dire, poca capacità di leggere anche le situazioni. Cioè siamo in certe situazioni troppo molli e questo ci porta a commettere degli errori pacchiani come quello in precedenza. Gli stiamo dando al Merano la possibilità di allungare, di scappare via. Pereira da fermo cambia il gioco in un qualche modo. Di Benedetto per Pagano fermato. Però dobbiamo mettere in moto Pereira in velocità per aprire questa difesa, non da fermo. Ancora Pagano per Di Benedetto che perde il pallone. Altra palla persa, malamente, da Rubiera. Conclusione, la rete di Merano per il 19-12. Questa sera per esempio Pagano gioca tanto, però è completamente fuori dalla partita, infatti c'è il cambio, secondo me in netto ritardo anche per quello che aveva già fatto vedere in precedenza. Entra Bonassi, vediamo un po'. Di Benedetto, la conclusione, la rete di Di Benedetto, quarto gol di Di Benedetto, 13 Rubiera, 19 Merano. Cuello per Petricevi, si è messi male in difesa, Cuello
secondo me aveva fatto passi quei, aveva camminato a passettini, secondo me ci stava l'infrazione. 8 minuti giocati nella ripresa, vantaggio abbastanza tranquillo per Merano, 19-13, soprattutto per quello che è l'andamento della partita. Era scappata la palla a Petricevic, ma ha toccato di piede involontariamente Di Benedetto. Palla ancora per Merano, Petricevic, gran gol di Petricevic. Non è proprio farina del suo sacco, però ha pescato il jolly. Quindi mi sembra che anche, insomma, l'andamento di questa partita, anche altra palla persa da Rubiera, l'andamento di questa partita sia abbastanza univoco, ecco. Rubiera l'abbiamo vista giocare qui al Palabursi decisamente meglio stasera, male, troppi errori, anche quando nel primo tempo si dava la sensazione comunque di essere allo stesso livello del Merano, c'erano tutti questi errori che ti facevano capire questa partita non è certamente la partita che si sperava di giocare. Altro gol di Cuello. a 13, time out, secondo me in netto ritardo, visto come è ricominciato il secondo tempo. Mi sembra una partita giocata in modo troppo soft da tutti, dai giocatori in campo e anche da chi gestisce in panchina, perché non mi è piaciuta proprio l'atteggiamento di questo secondo tempo di Rubiera al netto degli errori. Come invece mi piace molto, ribadisco, la lucidità e la tranquillità mostrata da questo Merano, che meritatamente conduce 21-13 in questa partita, capace di approfittare dei tanti errori avversari, capace di gestire con tranquillità il proprio vantaggio senza mai farsi prendere da un minimo di fretta o di letture sbagliate. Ecco, invece formazione di Prantner è sempre molto molto tranquilla. Esce Pereira, entra Oleari. a 13 il punteggio. Oleari, Bonassi, Di Benedetto, Di Benedetto, Bartoli, Di Benedetto, Bonassi, Bonassi, Di Benedetto, la conclusione murata, termina fuori. Rimessa d'angolo effettuata, la palla per Bonassi, per Oleari, per Bonassi, Di Benedetto, Bonassi, Oleari, Oleari, ancora Bonassi, Oleari. Non andiamo bene con questa squadra. Il palo colpito da Di Benedetto, ma questa è una squadra che nei terzini non ha equilibrio. Continua il blackout totale di Rubiera. Tacco linea esterna, palla persa da Merano, una delle rarissime palle perse in impostazione di gioco da parte della formazione meranese. Oleari per Bonassi, il tiro murato. Tacco di Petricevic, Glisic, Petricevic.
Ancora l'attacco del Merano, rischia il gioco passivo, ovviamente gioca anche con il tempo da far trascorrere, giustamente. Glisic, Cuello passivo, contropiede per Bartoli, Bartoli la conclusione, finalmente un gol di Rubiera, dopo tanto tempo lo realizza Roberto Bartoli. Torna in attacco Merano. Attacco di Prantner, Glisic, ancora Cuello, palla fuori, Gestrasser, Glisic, Glisic si libera, difesa, palla in rete. C'è stata una deviazione che ha spiazzato Voljuvas. Non ne gira tra l'altro una mezza bene per Rubiera. Poi sai com'è, insomma, bisogna essere anche andarsene a costruire le occasioni, e Merano sta facendo decisamente meglio. Bonassi per Di Benedetto, la palla all'ala, Patroncini, la rete, un jolly pescato da Patroncini, quindicesimo gol di Rubiera. Qualche problema fisico per Laursen, direi, in panchina, ma la partita ha un andamento totalmente favorevole a Merano, quindi non è che ci siano grossi problemi da questo punto di vista. Attacco con Prantner che sale, riceve adesso centralmente, va al tiro, deviato, termina fuori il tiro, quindi tiro d'angolo, sì, perché c'è stata la deviazione di un difensore. Si riprende dunque a giocare Glisic, Prantner, Prantner, Glisic, Gesgrasser, bravo Gesgrasser, la palla recuperata da Bonassi, cavina Di Benedetto, Bonassi per Oleari, abbiamo rischiato di perdere anche questo pallone. Vediamo questo attacco di Rubiera, non mi sembra avere una gran determinazione la squadra rubierese, vediamo come va questo attacco. Di Benedetto per Oleari, il tiro di Oleari è centrale, facile per Colleruori, sono tutti tiri questi qua telefonati. Adesso bisognerebbe rimettere dentro Pereira, direi, per almeno provare a riaprirla questa partita, a fare qualcosa di più, perché adesso onestamente la stiamo affrontando un po' dando la sensazione di avere alzato bandiera bianca molto in anticipo. Petricevic, Glisic, Prantner, Petricevic, Petricevic, la palla al pivot, fuori, ma ci sono i 7 metri per il pivot, per il fallo su Romei. Entra Rivi, 22-15 il punteggio a metà della ripresa. Conclusione, la parata di Rivi, bravissimo, la parata di Rivi sul tiro di Prantner. Torna in attacco Rubiera, sì, però lo fa in un modo molto soft, molto lento. Di Benedetto prova ad accelerare, Bonassi all'ala, Patroncini, Bonassi, Di Benedetto, la palla per Oleari che non si fida più a tirare, va però bene all'ala, ma Bartoli si fa parare il tiro sul primo palo. Troppi errori di Rubiera. Petricevic, la palla ancora al pivot, la conclusione fuori questa volta di Romei.
Bonassi per Di Benedetto, prova ad accelerare Di Benedetto, Bonassi per Oleari, la conclusione, finalmente una cannonata di Oleari che deve avere più coraggio, attenzione perché Keio è già dall'altra parte, ma rientra bene Rubiera, poi Prantner si ferma, torna da Petricevic, Glisic, Petricevic, doppio pivot sull'attacco del Merano, Glisic, Petricevic, la palla di nuovo per Keio che ha spazio, trova il pivot, la rete, ancora Romei, 23-16 il punteggio. Di Benedetto, la conclusione, la rete di Piero Di Benedetto, 23-17. Attenzione perché già dall'altra parte, la conclusione, la parata. Due minuti a Dall'Aglio e tiro di rigore per il Merano, scusate, che io dai 7 metri. Conclusione, ancora la parata. 2 su 2 parati da Rivi. Extra player per Rubiera. Bartoli, Di Benedetto, Bonassi, Di Benedetto, Di Benedetto, la palla per l'inesterno, Oleari, ancora per Bonassi, Bonassi va da Di Benedetto, la conclusione sulla traversa. La differenza tra Rubiera e le tante altre squadre è che Rubiera sbaglia una quantità in percentuale tantissimi tiri di quelli tra virgolette liberi in più degli avversari. La conclusione, la rete di Glisic, perso dalla difesa. ...24-17 per Merano. Attacco di Rubiera con Bartoli, la palla al pivot, Bortolotti sbaglia, Bortolotti, mamma mia quanti errori, questo è il primo errore di Bortolotti in questa partita, altri hanno sbagliato di più, però insomma troppi errori di Rubiera in generale, tutte conclusioni che dovrebbero essere ad alta percentuale per Rubiera sono incubi. La palla per il pivot, perso da Bonassi. 25-17. Pagano per Pereira, Pagano per Bonassi, Bonassi per Pereira, la palla all'ala, Patroncini, la conclusione, la rete, bravo Patroncini in questa ripresa, 18° gol di Rubiera, 25 per Merano a 10 minuti dalla fine. Bisogna cambiare il pallone, +7 per Merano,
attacco di Merano. Prantner per Petricevic, Cuello, la conclusione, la rete di Cuello. ...26-18... Pereira per Pagano, Bonassi, Bonassi per Pereira, la conclusione di Pereira, c'è il gol, non l'ha trattenuta questa volta con le ruoli. Abbiamo cercato troppo, l'abbiamo messo in movimento troppo poco, e questo è un altro dei grossi problemi di Rubiera. Fa tanto gioco, ma poi la palla a mano bisogna tirare. L'attacco di Merano sopra sempre di 7. Prantner, palla per Gesgrasser, va la conclusione, ancora Rivi, para, palle per Rubiera. L'attacco, la formazione rubierese, Pagano, Bonassi per Pereira, Pereira per Pagano che va dentro e va in gol. Primo gol di Robertino Pagano in questa partita. A 8 minuti dalla fine, 26-20 per Merano. Attacco sempre Prantner, uno contro uno, va in gol Prantner. Patroncini, Pagano per Bonassi, Bonassi per Pagano, la palla sui piedi di un giocatore di Merano, ma non fischiano mai piede questi arbitri, quindi c'è il gol ancora di Merano. ...28-20... Palla per Pereira, la rete di Pereira. Pereira è l'unico giocatore, secondo me, di livello un po' superiore questa squadra di Rubiera, oltre ovviamente al solito Voljovac. Passi, passi, infatti mi sembrava abbastanza evidente. Ci hanno pensato, eh? Poi la palla purtroppo persa ancora da Rubiera. Sei minuti alla fine, 28-21. Time out Merano a 5 minuti e 44 secondi dalla fine della partita, partita condotta meritatamente sempre in vantaggio dal Merano. Nel primo tempo Rubiera può recriminare sui troppi errori commessi, tra cui 3 7 metri, e nella ripresa onestamente Rubiera non ha avuto lo stesso spirito, anzi mi è sembrato un po' alzare bandiera bianca con largo anticipo, quasi come questo fosse un risultato scontato. Ecco, questo magari non è così, però l'immagine data un po' è questa. Peccato. 28-21 il punteggio. Merano, bisogna dire, ha offerto una prestazione, ribadisco, di qualità abbinata alla tranquillità. Proprio tra le squadre viste qua a Rubiera, ovviamente escludiamo il Bressanone,
che in effetti sta dominando la stagione, devo dire che questo Merano è forse quella che effettivamente è, per spirito è piaciuta di più, spirito complessivo, e quindi insomma dimostra di non essere casualmente al secondo posto della classifica, di meritare questa posizione a tutti gli effetti. Petricevic, la palla lì va all'ala, al volo, c'è il fallo su Pagano che aveva difeso bene capendo l'intenzione del giocatore del Merano. Pereira la cannonata, il gol. Ma perché non costruiamo? Noi, il problema di Rubiera è che non ha gioco per mettere Pereira al tiro in velocità. Spesso parte da fermo nella costruzione di gioco. Rubiera è molto brava nel giocare con le ali, tira tantissimo dalle ali, tira più di tante squadre. Il problema è che le percentuali non l'accompagnano, mentre invece rinuncia a un gioco sugli esterni che dovrebbe cavalcare con maggiore volontà. Petricevic, la palla per Keio, la conclusione murata, recupera Petricevic, ancora la palla di Petricevic, la conclusione, la rete. Secondo me era passi qua di Petricevic, non viene fischiato, poi trova la rete Petricevic del 29-22. Time out Rubiera. Quattro minuti e 18 secondi alla fine, 29 Merano, 22 Rubiera. Merano ha costruito questo vantaggio nella finale di primo tempo, ribadisco, sfruttando troppi errori di Rubiera. Tra l'altro Rubiera aveva la palla del meno 3 in mano, ha sbagliato il passaggio a 5 secondi dalla fine e ha subito il gol del meno 5 sulla sirena in chiusura di primo tempo. Da quel momento non è mai stato in grado Rubiera di ritrovarsi, di riaprire la partita, anche perché Merano è stata molto cinica nelle conclusioni, non ha sbagliato, ha sbagliato poco o nulla sui tiri, quelli ad alta percentuale. Rubiera invece ne ha continuati a sbagliare tanti e quindi e a perdere tanti palloni, e questo ovviamente non ha permesso alla formazione rubierese di provare a riaprirla questa partita. Panettieri, Pereira, la conclusione, la parata del subentrato Fasanelli. 29-22, prova una difesa alta, Rubiera molto alta. Queio che adesso andrà uno contro uno, no, va da Gestrasser, Queio, la palla arriva a Glisic, va alla conclusione, va in gol. 30-22. Pereira, Oleari, Panettieri. Oleari, sale Boni. Pereira, la palla per Panettieri, Pereira, la conclusione, la rete di Pereira. Sempre meno 7 Rubiera. L'attacco di Merano con calma. Glisic viene fermato dalla difesa rubiarese. 3 minuti alla fine. Glisic, Queio, Gesgrasser, va al tiro, viene fermato dalla difesa, 9 metri. Time out Merano. Due minuti e mezzo dalla fine, time out più che altro
per provare a giocare qualche cosa di diverso contro una difesa più aggressiva di Rubiera, perché ovviamente dal punto di vista strategico non serve a niente questo minuto di sospensione, visto il più 7 della formazione Rubiera, della formazione meranese. Anzi, 23 a 30 il punteggio, Merano avanti. Si riprende con questo 9 metri. Jess Grasser, la palla al pivot. Jess Grasser per Cuello, Cuello va in gol. 31 a 23. Pereira, la palla arriva a Boni che trova Dall'Aglio, Dall'Aglio sbaglia il tiro. E sbaglia anche Dall'Aglio il tiro. Palla per Jess Grasser, il tiro fuori. 31 a 23 il punteggio. Jess Grasser, Glisic. Glisic, la palla, Stricker, Stricker, tiro di rigore per difesa in area di Pereira. Vages Grasser contro Rivi. Realizza Gers Grasser. 32 a 23. Altra palla persa da Rubiera, altro contropiede, la recupera Oleari. Boni va dentro, la conclusione, la rete di Boni. 24esimo gol di Rubiera, 30 secondi dalla fine. 32 quelli di Merano. Conclusione, ancora la parata di Rivi, palla recuperata, poi la palla per Dall'Aglio, Dall'Aglio la conclusione, la rete. 25esimo gol di Rubiera, finisce qua con il successo di Merano, meritato, che mantiene il secondo posto, 32 a 25 sui Vikings e Rubiera, che restano invece in penultima posizione e devono imparare a sbagliare meno, perché sbagliando così tanto le partite non le vinci. Bravo invece al Merano, bella squadra veramente.